Allora, mi vedete in questa solita location che sto utilizzando ultimamente per fare questo genere di video? Perché questo qui è un altro dei video della serie Svuoto la spesa, quindi lo faccio in piedi qui in cucina, così almeno poi metto le cose in modo da poterle mettere via. Solo che questa qui è una spesa un po' particolare, perché è una spesa che ho fatto al DM, che per chi non sapesse che cosa sia il DM, è un nuovo negozio che ha aperto a Milano recentemente ed è una, diciamo, una catena di negozi che è presente principalmente in Germania, Danimarca, penso, insomma, Croazia, Slovenia, insomma, in questi posti qui, ed è una specie di catena tipo Acqua e Sapone, direi, ma un po' anche, sì, Pigotà, Acqua e Sapone, però ha anche le cose di cibo, non tantissimo, cioè non ha frutta e verdura, per farvi capire, però ha molte cose comunque biologiche, insomma, di questo genere, insieme appunto alle cose di beauty, di bellezza, cura per il corpo, eccetera, e trucco, e ha delle linee, insomma, delle marche che non si trovano praticamente, non si trovano in Italia, insomma. Adesso comunque vi faccio vedere man mano che ve le spiego. Vi leggo anche i capelli perché sennò poi mi vengono davanti agli occhi e non riesco a mettere via la spesa. Mi spiace che è un video un po' improvvisato, ma almeno riesco a mettere anche a posto le cose mentre ve le mostro. Allora, ho due buste. Una di cibo e l'altra appunto di cose per la casa, ci sono anche detersivi, sono cose del genere. Parto da quella. Ho speso un po', devo essere sincera, perché comunque mi mancavano delle cose e poi volevo comunque approfittare per prendere delle cose che so che mi piacevano del DM, provare un po' di cose del DM, di quelle marche appunto che non si trovano da noi, anche perché comunque sì, è arrivato a Milano, quindi per me è abbastanza comodo, però non così tanto, insomma, non è che ci possa andare molto agevolmente. Ho preso questo deodorante qui per ambienti, che praticamente è quello fatto in questo modo, quello piccolino. Ecco, così, che praticamente sarebbe la ricarica per quello appunto della Glad, che spruzza a intervalli regolari, e voglio vedere appunto se ci sta nel dispenser appunto della Glad, non lo so, devo ancora provare, così almeno comunque ho un'alternativa e non devo prendere per forza quelli della Glad. Comunque la marca è Denk Mit, questa qui, vedete ci sono tante marche tedeschi appunto, e poi c'è la spiegazione dietro comunque in italiano, e questo qui in particolar modo è la profumazione vaniglia e orchidea, mi sembra, sì, vaniglia e orchidea, quindi molto buona, alla peggio se non riesco a metterlo nel dosatore della Glad, lo uso come deodorante per ambiente normale, perché comunque da qui spruzza. Ho preso sempre di queste marche appunto tedesche questo detergente intimo, ecco, non mi veniva la parola, extra sensitive, che ha un profumo molto molto gradevole, sa di, sì, di pulito, niente di che, insomma, ecco, se sentite il casino dall'altra parte perché ci sono i miei suoceri che stanno facendo una festa, non lo so. E niente, questo qui appunto è per le pelli sensibili, senza profumo, 300 ml, e un'altra di queste marche appunto qua tedesche, molto economiche. Oltre a quei marchi tedeschi, comunque ci sono anche marche conosciute tipo questa, tipo la Geomar. Ecco, mi serviva uno scrub per il corpo e ho trovato appunto uno di questi qua della Geomar. Qui costava 9,90, mi sembra che negli altri supermercati o negli altri posti tipo Tigotà così l'ho trovato anche a 12, una roba del genere, quindi comunque anche le cose delle nostre marche conosciute comunque hanno dei prezzi un pochino più concorrenziali. Appunto ho preso questo fango d'alga oceanica, appunto, che ho preso il fango o lo scrub? Niente, ho fatto una cavolata, volevo prendere il talasso scrub lì, quello della Genomare, invece ho preso il fango, vabbè, lo userò lo stesso. Ho preso poi salviettine a go go, ho preso quelle struccanti di questa marca qui, che è appunto famosissima del DM, che è l'Alverde. E queste sono struccanti, sì, salviette struccanti umidificate. Ho preso un po' le salviettine perché mi mancavano, insomma, e quindi ne ho fatto un po' di scorta. Ho preso poi questa crema corpo qui, 250 ml, latte corpo al burro di cacao e all'ibisco. Ha un profumo, madonna, mamma che buono, è stratosferico veramente, troppo troppo buono, non vedo l'ora di provarlo. E poi appunto, come vi dicevo, avevano dei prezzi molto molto buoni queste cose, tipo appunto per esempio la crema corpo, vediamo se riesco
a risalire a quanto costava. Allora, quello lì, se non mi sbaglio, costa 2,39. E poi ci sono qua altre salviettine, ad esempio quelle salviettine lì struccanti che ho visto prima costavano 2,39. Qui invece sono sempre salviettine detergenti rinfrescanti, insomma un po' per tutti gli usi, di quest'altra marca qui, la Balea. Ho preso appunto due piccoli da tenere in borsa e sono 10 pezzi e dice praticamente, qui dice salviettine detergenti, ma poi in realtà sotto nella spiegazione dice purifica, elimina il trucco, e anche in questo caso, se non sbaglio, anche qua deterge, purifica, elimina il trucco, quindi sono struccanti anche loro. Ho preso poi un altro, l'ultimo giuro, pacco di salviettine della Gessa, appunto quella marca che vi ho fatto vedere prima. E queste qui sono intime, appunto, sempre da tenere in borsa. Avevano poi anche gli assorbenti appunto di cotone, ce ne avevano tanti di assorbenti. Ho preso questi qui di cotone appunto per provarli, di questa marca Organic, perché spesso comunque gli assorbenti normali mi danno un po' fastidio, insomma. E ho preso appunto anche questi qui normali della Gessa, che appunto non sono di cotone ma sono di quel tessuto terribile degli assorbenti. E niente, proviamoli, costavano poco. Ho preso poi una spugna per mio marito, semplicissima, niente di che. Ho preso sempre dell'Alverde questo peeling per il viso, appunto perché mi serviva, appunto avevo finito lo scrub per il viso, mi serviva qualcosa appunto di alternativo. Ho trovato questo peeling appunto dell'Alverde al lime e menta. Vediamo un po', non l'avevo ancora aperto. Mamma mia, si sente un sacco il lime. Non è male, vi saprò dire. Mi serviva poi un detergente per il viso e ho voluto provarne uno dell'Alverde appunto in mousse, perché avevo era un po' che volevo provare un detergente in mousse, l'ho trovato appunto dell'Alverde e l'ho voluto provare. Detergente schiuma, non dice che gusto è. 3 in 1. Vabbè, però dovrebbe essere sempre lime e mela, perché dice qua, vedete che c'è scritto bio apple ff bio limette, secondo me vuol dire mela biologica e lime biologico. Niente, sono 150 ml, anche questo qui costava relativamente poco. Ecco, l'Alverde è la marca del DM, praticamente quella più con ingredienti più naturali, insomma, mentre invece l'altra, la Balea, che è questa, dov'è? Questa qui, adesso poi vi faccio vedere di cos'è anche questo, è quella sempre che fa parte delle marche del DM, ma un con dentro ingredienti un pochino meno buoni, insomma. Questo qua che vi ho fatto vedere prima praticamente è appunto un gel della Balea per la rasatura. Questo che gusto è, profumo di pompelmo e fragolino, insomma, sono appunto quelle schiume che ti metti sulle gambe o sulle braccia, insomma, o dove ti vuoi depilare per appunto favorire la depilazione. Ma vi faccio vedere quelle quattro cosine che ho preso di trucco appunto dell'Alverde, perché l'Alverde appunto ha una linea anche di make up, c'erano tanti stand di make up tra cui i soliti Maybelline, L'Oreal eccetera, ma ci sono anche un paio di stand di marche che non si trovano da noi, tra cui appunto l'Alverde. E sono appunto tutti quanti prodotti vegani con ingredienti comunque naturali, quindi prezzi veramente buonissimi, perché per esempio questo mascara l'ho pagato 3,99 a prezzo pieno. E questo qui invece praticamente è un siero per le ciglia volumizzante, adesso poi leggerò bene come, sempre se riesco a capirlo, come si fa a utilizzarlo. Volevo appunto provare un rinforzante per le ciglia in questo periodo e l'ho provato appunto dell'Alverde, poi vi saprò dire. E poi ho preso un mascarino, ce n'erano un sacco veramente dell'Alverde. Questo qua in particolar modo è il All in One, adesso non me lo apro perché sapete che io apro sempre un mascara alla volta, quando lo proverò vi saprò dire. Ultimi due prodottini, ho preso un fondotinta dell'Alverde, questo qui in mousse, praticamente era un bel po' che volevo provare un fondotinta in mousse, gel, mousse insomma, e c'erano quattro colorazioni, ho preso praticamente una delle più chiare, poi vi saprò dire, non è tantissimo, sono 16,5 ml, ma meglio perché metti che poi non mi piace. E poi ho preso un fissante spray, appunto sempre dell'Alverde, fatto in questo modo, anche questo qui veramente piccolino, 50 ml, perché mi sta finendo il mio della Urban Decay e volevo trovare un sostituto, dubito che sia all'altezza di quello di Urban Decay, però proviamo, insomma, vediamo cosa fa, al massimo mi rinfresca un po'.